Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Un po' di tempo fa, in un video di Dario Bressanini, che tutti voi sicuramente conoscerete, in cui vi mostrava come realizzare il limoncello in 24 ore, dalle 24 ore ai 3 giorni. Questo video ho provato subito a replicarlo, ero in Italia e ho fatto diverse storie su Instagram, quelle che vedete adesso in questo momento. Il risultato di questo esperimento è stato strepitoso, il limoncello era buonissimo in 24 ore. Riuscire ad ottenere un limoncello così profumato, così intenso, così buono, non ci avrei mai pensato, non avrei mai creduto a una cosa del genere. Ed è possibile. Per quale motivo? Perché è tutta chimica, è tutta questione di scienza, non è niente inventato, e Dario proprio dimostrava, il signor Bressanini dimostrava con fatti alla mano, quindi con articoli scientifici, questa possibilità di realizzare in 24 ore un limoncello che non ha niente a che vedere con quei limoncelli industriali che andiamo a comprare al supermercato. Questo tipo di esperimento quindi mi ha aperto praticamente un mondo, e da lì ho iniziato a pensare, il pianeta testa ha iniziato a girovagare, a dire ok, come posso accelerare il processo di estrazione alcolica e fare in modo che il liquore, quindi il limoncello, sia pronto in tempi record. Quindi la mia curiosità e la voglia di migliorarmi sempre di più e cercare sempre nuovi stimoli mi ha portato a trovare una tecnica che è stata sviluppata in Italia, che è appunto il principio di Naviglio, che permette un'estrazione alcolica in tempi record utilizzando l'estrattore Naviglio. L'estrattore Naviglio io però non ce l'ho e costa un sacco di soldi e viene utilizzato a livello industriale per creare appunto estrazioni alcoliche da una matrice solida. Prima di tutto andiamo a vedere cosa dice questo principio di Naviglio, cioè che cos'è questo principio di Naviglio. Quindi andiamo a leggerlo insieme. La generazione con opportuno solvente di un gradiente di pressione negativo tra l'esterno e l'interno di una matrice solida contenente del materiale estraibile, seguita da un repentino ripristino delle condizioni di equilibrio iniziali, induce l'estrazione forzata dei composti non chimicamente legati alla struttura principale di cui è costituito il solido. Sì, ma cioè, alla fine, in soldoni, che caspita significa? E per farvi capire, quello che ho capito io da questo principio, quello che ho estrapolato io per questo esperimento, da questo principio, andremo ad utilizzare la lavagna. Allora, principio di Naviglio, in parole povere. Abbiamo una fase dinamica e una fase statica. Queste due fasi si alternano a distanza x l'una dall'altra. In pratica, nella fase dinamica abbiamo due contenitori collegati da un tubo. Diciamo che ci vuole un po' di fantasia, comunque sono due contenitori collegati da un tubo. Qua abbiamo la matrice solida, quindi avremo le nostre bucce di limone. Questo qua è l'alcol etilico a 96 gradi, quindi il nostro liquido che servirà ad estrarre, a realizzare questa estrazione alcolica. E questi qua sono due stantuffi che si muoveranno in maniera dinamica, quindi prima l'uno e poi l'altro, quindi abbiamo una fase dinamica all'interno di questo sistema. Mentre nella fase statica abbiamo una fase in cui tutti e due gli stantuffi nello stesso momento esercitano la stessa pressione sul liquido e quindi sulla matrice solida. Quindi la fase statica e la fase dinamica si alternano per un tempo X, dopo la quale il nostro liquore, o la nostra estrazione per meglio dire, è praticamente terminata. Adesso andiamo a vedere insieme come realizzare questo tipo di sistema in casa. Per realizzare questo tipo di sistema in casa mi sono basato sull'esperimento effettuato all'Università Federico II di Napoli da Daniele D'Amiglio, Domenico Montesano e Monica Gallo, in cui viene effettuata proprio un'estrazione alcolica con il sistema a due siringhe, che deve andare appunto a replicare in un certo qual modo il principio di Naviglio. L'articolo potete scaricarlo da questo sito, ovviamente è a pagamento. Quindi amici miei, lo scopo di questo video sarà andare a realizzare due tipi di estrazione, un'estrazione alcolica classica e un'estrazione alcolica con il principio di Naviglio, e andare a vedere appunto le differenze e se veramente questo tipo di esperimento possa realizzare un limoncello in 30 minuti. Andiamo a vedere. Ok, perfetto. La prima cosa che andiamo ad utilizzare per realizzare il limoncello sono dei limoni con una buccia edibile, quindi una buccia che può essere consumata. La prima cosa che vado a fare è quella di andare leggermente a lavare, a pulire il limone e quindi ad asciugarlo per bene in modo da togliere qualsiasi eventuale impurità. Poi vado a pelarlo e a togliere la parte bianca in modo abbastanza certosino, deve essere praticamente tutta tolta perché è la parte amara che a noi poco interessa. Poi vado a pesare circa 15 grammi all'interno di un contenitore. 15 grammi sono più o meno la buccia contenuta da un limone medio. Una volta puliti due limoni, più o meno otterremo 30 grammi di buccia. 30 grammi di buccia e 100 grammi di alcol etilico al 95%.
Dopo aver fatto questo, vado ad inserire le bucce all'interno dell'alcol etilico. Qua bisogna assicurarsi che l'alcol copra completamente le bucce, quindi il primo contenitore che stavo utilizzando non andava proprio bene. A questo proposito, mi sono munito di un boccaccio e ho utilizzato della carta argentata per fare in modo che non ci vada luce, non si esposto più alla luce, e l'ho tenuto in un luogo chiuso per circa 24 ore. Le stesse operazioni fatte in precedenza le ho ripetute, quindi ho pelato il limone, ho pulito le bucce e le ho tagliate questa volta in modo che diventino un po' più piccole. In questo caso peso, faccio due pesate da 15 grammi, per un totale comunque di 30 grammi. Una volta pesate le bucce, faccio due pesate di alcol. In questo caso faccio due pesate da 50 grammi, per un totale di 100 grammi di alcol al 95%. Perfetto, a questo punto sono pronto per prendere l'artiglieria pesante, quindi per creare il nostro sistema di naviglio, quindi il nostro estrattore naviglio con due siringhe e un tubo che le collega. La prima cosa che faccio è quella di collegare le due siringhe con i due stantuffi. Dopodiché, dopo aver preparato il sistema, vado ad inserire le bucce di limone e l'alcol. Quindi per ogni siringa inserirò 15 g di buccia e 50 g di alcol, per un totale di 30 g di buccia, come abbiamo detto in precedenza, e 100 g di alcol. Quando inserisco lo stantuffo all'interno della siringa, faccio attenzione che praticamente quasi tutta l'aria fuoriesca, in modo che gli stantuffi risultino allo stesso livello. Quando vado a posizionare il tubo, mi assicuro che praticamente l'alcol vada a percorrere tutta la lunghezza del tubo in modo da far fuoriuscire tutta l'aria. A questo punto collego il sistema che è pronto per essere utilizzato. La prima cosa che faccio è quella di attivare il timer, quindi di far partire il timer, che andrà per 30 minuti, quindi è un lavoro un po' di pazienza. Ogni 10 secondi cambierò stantuffo, quindi questa sarà la fase dinamica. Ogni 10 secondi si alterneranno gli stantuffi e andranno a creare questo movimento all'interno del sistema. La fase dinamica andrà a muoversi in 6 fasi, quindi 6 fasi da 10 secondi, per un totale di un minuto. A partire dal minuto inizierà una fase statica, cioè i due stantuffi saranno premuti con la stessa pressione nello stesso momento per circa un minuto, quindi durerà quanto la fase dinamica. Ok, una volta terminata la macerazione delle 24 ore, sono pronto per creare il limoncello, quindi per andare a comporre il limoncello. In pratica ripeso l'alcol, che dovrà avere lo stesso peso dell'inizio, quindi 100 grammi, andiamo a verificare la cosa tarando un contenitore e come possiamo vedere abbiamo 100 grammi di alcol che ha estratto tutti gli aromi dal limone, come la ricetta mostrata anche da Dario Bressanini. A questo punto aggiungo 50 g di zucchero e altri 100 g di acqua, quindi rapporto acqua-alcol 1:1. Chiudo il contenitore, agito in modo da far mescolare per bene tutti gli ingredienti e metto da parte. Il sistema a due siringhe l'ho preparato ovviamente 30 minuti prima che finisse la macerazione da 24 ore in modo da avere un risultato quanto più attendibile possibile. Per quanto riguarda il sistema a due siringhe faccio la stessa cosa, quindi vado a trasferire l'estrazione alcolica all'interno di un contenitore, aggiungo 50 g di zucchero e 100 g di acqua.
agito bene per mescolare bene tra di loro tutti gli ingredienti e vado a mettere da parte. Questo è come si presenteranno i due limoncelli appena preparati. Ovviamente sotto è presente ancora dello zucchero, dovrà sciogliersi per bene e naturalmente verrà conservato in congelatore prima di essere consumato. Per accontentare i miscredenti ho fatto lo stesso esperimento senza utilizzare il sistema a due siringhe, quindi lasciando macerare 30 g di bucce di limone in 100 g di alcol per vedere la differenza del colore, quindi se la macerazione in pratica sarebbe stata la stessa. Ho coperto il contenitore con della carta d'alluminio, messo il timer, lasciato scorrere 30 minuti, anzi addirittura di più, e questo è il risultato. Un risultato palesemente diverso dall'estrazione con le due siringhe. A questo punto qualcuno dovrà pure testarli questi due liquori. Quindi cosa ho pensato di fare? Ho pensato di impacchettare due campioni di questi liquori numerati, quindi il numero 1 con un tipo di liquore, in questo caso il liquore a 24 ore, e il numero 2 contenente l'altro liquore, quindi quello a 30 minuti. Una volta chiuse le boccette e impacchettate in modo davvero professionale, come potete vedere dalle immagini, mi sono molto divertito a fare questo packaging. Ho chiuso quindi il pacchetto e sono andato in posta per spedirlo a mio fratello in Italia. Ci siamo? Speriamo che registro. Come siamo? Comunque, Arma, a te dovrebbe esserti arrivato un pacco. Dovrebbe. Per constatare. Guarda caso, l'illuminazione. Per fare questo... Ma c'è una logica... Per fare questo... Davide, però qua stiamo le voci. Ho capito, vai di fretta, ok. No, c'è una logica con cui bisogna avere il fratello. Aspetta, i bicchieri. Ma il bicchiere, giusto. Bicchiere ghiacciato, ormai, non può fare la tazzina del caffè, Poi mi spieghi perché ho accettato poi dopo. L'unica cosa che ho in casa è questa qui, perché io ho una casa molto minima. Comunque, spiega, mo prendo pure un bicchiere. Sì, Davide, però dobbiamo fare una cosa di giorno, eh? Eh sì, un attimo. Il business non può fermarsi. Ma una domanda. Sì. C'è una logica con cui aprire o no? Allora, cioè questa è la parte di sotto, mi sa. Questa è la parte di sotto. C'è il taglio. Vado ad eseguire un'incisione. Insegui un'incisione, bravo. Io non sono pratico queste cose. Allora, sono rimaste come le ho messe. Genitore 1, genitore 2. Ecco. Il gioco è quello di andare a provare prima la prima e poi la seconda e dirmi secondo te quale è migliore. Da professionista, ovviamente. No, ma quello è il punto, non devi essere un professionista. Ok, ho rotto pure la... Ok, ci siamo. 1, 2. Ma poi fammi capire, amici in Germania per fare sta cosa non ne avevi, no? Fai vedere il numero della bottiglia. 1. Quindi la bottiglia numero 1. Ecco. Fai vedere pure la bottiglia 2. Un attimo. Ok. Giustamente va bevuto freddo, però... Questo è l'unboxing, è così. Com'è, Arma? Sentimentale. E questo qui è andato. Allora, diciamo che il numero 1 era qualitativo. Giustamente con la stessa tazzina, perché non ci facciamo mancare niente. Io all'inizio del video l'ho detto, io una tazzina ho, quindi... Ah, ok. Allora, vediamo questo qua, però è un po' strano, però... non ha il sentimento dell'altro. Diciamo è più da conversazione 5-6 del pomeriggio, invece quello è più conversazione da mezzanotte l'una. Mi devi dire qual è superiore. 1. Il numero 2 invece come l'hai trovato? Molto... sciapo. Il sapore di limone ti ha convinto più l'uno che il due? Allora, sia come consistenza che come colore. Allora, il numero 1, quello da maschio alfa, è quello fatto allora in 24 ore. Ok, dico questo. Poi. E ci siamo. Il numero 2. Il numero 2 è quello fatto in 30 minuti utilizzando una tecnica. Allora, non me ne frega niente, Davide. Comunque, il numero 2 ti dico che non è il numero 1. Riprova. Ritesta. Ma che ritesta? Che già. Che ritesta. Arma, devi farlo per la scienza.
Allora, Davide, non se ne va. L'hai installato. Cos'hai fatto, Davide? Tu non fai queste cose, nessuno ti commenta negativamente, capito? Non me voglio capire chi si guarda queste cose. Comunque, comunque Arma, grazie di aver fatto un piacere. Quando vuoi, io sono qua. Io mi presto benissimo a queste cose. Tu passi, ti chiamo. Ok, ci vediamo. Piacere, ciao. Piacere di averti conosciuto. Ciao, ciao, grazie, ciao. Grazie, ciao. Ciao, 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 ciao. Ok, siamo giunti al termine di questo video, che ovviamente è un po' lungo, però devo far vedere un sacco di cose, devo spiegare un sacco di cose e spero abbiate capito e apprezzato questo tipo di video, perché c'è davvero tanto lavoro dietro, quindi mi raccomando, condividete, lasciate un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, ovviamente se vi fa piacere, ma soprattutto condividete questo video per farlo arrivare a Dario Bressanini, perché sono curiosissimo di sapere un suo parere, quindi mi raccomando, mi farete davvero un grande regalo se sotto nei commenti vedrò un commento di Dario Bressanini. Ma a parte questo, adesso andrò io a provare il limoncello effettuato con l'estrazione Naviglio, fatta in casa ovviamente, e quello 24 ore, e vi dirò la mia. La differenza di colore è palesemente abissale, qua abbiamo un 24 ore e qua abbiamo un 30 minuti, il 30 minuti è molto più chiaro. Ovviamente non sono un chimico, quindi non so dirvi il perché di questa cosa, ma vi posso assicurare che il limoncello a 30 minuti ha una concentrazione aromatica superiore al 24 ore. Mio fratello era però, per esempio, di un altro parere, di un parere completamente diverso. Adesso, per amore della scienza, faccio un test in live. Ok, il 30 minuti è andato. In una tazzina ho messo un po' d'acqua per pulire la bocca e andrò a testare, a provare il 24 ore. La prima cosa che si nota subito assaggiandoli è che il 24 ore sembra avere molto più alcol all'interno, anche se la ricetta era praticamente la stessa. Un'altra cosa che è molto presente, che si nota subito, è il fatto che il 24 ore sembra essere un pelino più amaro. Secondo me l'estrazione è andata ad estrarre molti più aromi secondari, oppure una parte degli aromi secondari, però vi ripeto, io non sono un chimico. Nei commenti, per tutte le persone che sono esperte del settore, commentate e date dei suggerimenti, date della conoscenza, perché questo è il bello di YouTube, questo è il bello di questa piattaforma, che chiunque sia in grado di dare dei commenti costruttivi e di aiutare gli altri a crescere deve farlo, è un obbligo, ha l'obbligo di farlo. Quindi mi raccomando, se sapete di più di me della materia, che non è difficile, commentate e fatemi sapere la vostra. Per quanto riguarda il limoncello da mezz'ora, allora io lo trovo molto più dolce, molto più piacevole al palato, perché quest'amaro, quindi questi aromi secondari, se così possiamo chiamarli, non vengono al palato, quindi si sente una dolcezza lineare. Come ha detto mio fratello, quindi magari uno è più maschio, quindi è più un liquore forte, strong, e l'altro è un po' più da pomeriggio. Quindi non so chi beve il limoncello il pomeriggio, però comunque è un liquore, quindi un'estrazione più tenue. Questo secondo me è il termine giusto. A questo punto gli assaggi sono terminati e il video anche è giunto, finalmente diranno alcuni, al suo termine. Io vi ringrazio di nuovo per essere arrivati fino a questo punto. Supportate il mio canale, supportatemi in modo che potrò portarvi sempre più contenuti, contenuti sempre più interessanti, perché dietro ad un canale YouTube, cosa che molte persone non hanno capito, c'è un lavoro immenso. Grazie, alla prossima.